Om Agyana Timirandasya. Desculpa, esse Tiago. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Samakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Allora, leggiamo dalla Srimad Bhagavad Gita così com'è, il capitolo è il terzo, Karma Yoga, e il verso è il numero 16. Evam, Evam pravartitam, pravartitam chakram, chakram nanuvartayatiha ya agayur indriyaramo mogham partha sa jivati. Evam pravartitam chakram, evam pravartitam chakram, nanuvartayati aya, nanuvartayati aya, agayurindriyaramo, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati, mogam partha sajivati. Evam pravartitam chakram, evam pravartitam chakram, nanuvartayati aya, nanuvartayati aya, agayurindriyaramo, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati, mogam partha sajivati. Evam pravartitam chakram, evam pravartitam chakram, nanuvartayati aya, nanuvartayati aya, agayurindriyaramo, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati, mogam partha sajivati. Evam pravartitam chakram, evam pravartitam chakram, nanuvartayati aya, nanuvartayati aya, agayurindriyaramo, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati, mogam partha sajivati. Evam pravartitam chakram, evam pravartitam chakram, nanuvartayati aya, nanuvartayati aya, nanuvartayati aya, agayurindriyaramo, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati, mogam partha sajivati. Evam pravartita chakram, evam pravartita chakram, nanuvartayati aya, nanuvartayati aya, agayurindriyaramo, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati, mogam partha sajivati. Devote. Evam pravartitam chakram, anuvartayati aya, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati. Evam pravartitam chakram, nanuvartayati aya, agayurindriyaramo, mogam partha sajivati.
evam, evam così, così pravartitam, pravartitam stabilito dai Veda, stabilito dai Veda chakram, chakram il ciclo na, na non anuvartayati adotta iha in questa vita yaha colui che agahayu la cui vita è piena di colpe indriya aramaha soddisfatto dal piacere dei sensi mogam inutilmente partha o figlio di Prita Arjuna saha egli jivati vive mio caro Arjuna la persona che nel corso della vita non segue il ciclo dei sacrifici stabiliti dai Veda vive sicuramente nel peccato. Vivendo solo per il piacere dei sensi, vive invano. Spiegazione da Srila Prabhupada. La filosofia del lavorare duro e godere dei sensi è condannata qui dal Signore. Coloro che desiderano godere di questo mondo devono assolutamente compiere il ciclo di yagya citati prima, altrimenti conducono un'esistenza piena di rischi, affondando sempre più nel peccato. Per legge di natura, la forma umana ha il preciso scopo di condurci fino alla realizzazione spirituale attraverso il Karma Yoga, il Jnana Yoga o il Bhakti Yoga. Lo spiritualista che ha saputo elevarsi al di sopra del vizio e della virtù non ha bisogno di seguire la via dei sacrifici prescritti nei Veda. Ma questa purificazione è necessaria per coloro che cercano il piacere dei sensi. Esistono differenti tipi di azione. Chi non è cosciente di Krishna ha certamente una coscienza incentrata sul piacere dei sensi. Dunque ha bisogno di compiere atti pii. Il sistema di yagya è strutturato in modo da permettere alle persone assetate di piaceri materiali di appagare i loro desideri senza restare coinvolte nelle conseguenze dei loro atti. La prosperità del pianeta non dipende dai nostri sforzi, ma dalle disposizioni dettate dal Signore Supremo e messe in atto dai Deva. I sacrifici hanno quindi come obiettivo immediato i Deva indicati nei testi vedici, ma sono anche il modo indiretto di sviluppare la coscienza di Krishna, perché chi ne impara l'arte diventa sicuramente cosciente di Krishna. Se questi sacrifici non aiutano il loro autore in questo senso, sono considerati solo codici morali. Non bisogna limitarsi a seguire semplici principi etici. Occorre andare oltre per giungere alla coscienza di Krishna. Mio caro Arjuna, la persona che nel corso della vita non segue il ciclo dei sacrifici stabiliti dai Veda vive sicuramente nel peccato. Vivendo solo per il piacere dei sensi, vive invano. Bukam karoti vachalam pangurlangayate girim yat kripata mahambande shri gurum dinotarinam paramananda madhavam si chaitannam ishvaram. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Voi state facendo un corso sulla Bhagavad Gita? I devoti che vengono qui sanno... Ok. Sì. Comunque, per ad abbondanza, come si dice, il contesto è quello del terzo canto, del terzo capitolo, scusate, della Bhagavad Gita, che si chiama Karma Yoga. Sono i primi passi nella coscienza di Krishna. Krishna ha detto precedentemente Jagyartha Karmanonyatra Lokoyam Karma Bandana, cioè uno deve fare questi sacrifici, deve seguire questi sacrifici così come descritti nei Veda.
Che tipo di sacrifici sta menzionando Krishna? Di che cosa si sta parlando? Sacrifici ai Deva, Hare Krishna, sacrifici a coloro i quali sono preposti da Krishna a gestire gli affari universali, il meccanismo universale. Allora, l'universo è come un grande meccanismo ad orologeria. Infatti Krishna nello stesso capitolo ha detto in precedenza: ho mandato generazioni di Deva, di umani, di sacrifici. È come un grande meccanismo ad orologeria. Gli umani compiono sacrifici, sfruttano le risorse del pianeta, offrendole, prima di consumarle, ai Deva. I Deva, che sono nella parte causale dell'universo, cioè sono quelli che controllano alcuni aspetti della natura, tutti gli aspetti della natura, sotto la l'egida di Vishnu, cosa fanno? Quando vedono che gli umani sono riconoscenti e sfruttano le risorse della natura materiale, del pianeta, in questo caso, offrendole a loro prima di gustarsele, prima di goderne, soddisfatti inviano la pioggia nella misura giusta, il sole nella misura giusta, la luce del sole, il vento, eccetera, eccetera. Cioè tutto questo non avviene meccanicamente, la concezione meccanicistica che la natura è così, funziona così, non c'è nessuno che controlli niente, questa non è una concezione vedica. La concezione vedica è che c'è ovunque c'è controllo, dal microcosmo, dall'atomo al neutrino, al mesone, al quark o quello che sia, fino all'universo stesso. Tutto è perfettamente controllato da quello che Srila Prabhupada chiama il superpower, il potere supremo della persona suprema. Allora Krishna non fa direttamente, non manda direttamente la pioggia o non allevia una malattia da un essere umano direttamente, lo fa fare ai Deva. Non concede una bella moglie a chi prega per una bella moglie, o un bravo e ricco marito a chi prega per un buon marito. Non lo fa direttamente. Demanda ai Deva queste funzioni. Ci sono 33 crores, vuol dire 330 milioni di Deva, preposti alla gestione di ogni aspetto della nostra vita. Noi non ce ne rendiamo conto, ma noi siamo come quelle forme in una PlayStation che si muovono, perché c'è qualcuno che ha, come si chiama, il joystick lì. Noi siamo in questa situazione, noi utilizziamo i nostri corpi, non vediamo chi sta giocando, non vediamo coloro i quali stanno giocando con il joystick in mano, non erraticamente, non sono un devo fuori di testa, adesso ti ammazzo, ti mando un Hitler, no, io ti mando un Papa, non giocano così, tutto è sotto il controllo di Vishnu, di Krishna alla fine. Però loro hanno il joystick, noi non li vediamo, così come non vediamo le energie che governano i nostri corpi. Ci sono miriadi di interventi da parte dei Deva sui nostri corpi, sia quello grossolano, quello esterno, che quello sottile. La mente, l'intelligenza, è uno strumento sofisticatissimo che noi utilizziamo, un po' il nostro avatar materiale, nella natura materiale. Tutti hanno visto quel film, immagino, Avatar, quello blu con l'orecchione che salta. Va bene, Avatar significa un'altra cosa, colui che discende. Queste sono le nostre forme materiali dei corpi che ci vengono dati dalla natura materiale, che noi utilizziamo, ma non controlliamo realmente, i Deva li controllano. Io non so perché riesco a battere le ciglia praticamente, non lo so perché c'è un battito di ciglia, non so perché i muscoli del mio corpo si muovono, i nervi, e se mi prendesse qualche cosa rimango così e mi portano via con la barella, se cambia qualche cosa nei miliardi di neuroni che sono nell'interfaccia, che è il cervello. Va bene, allora c'è un controllo superiore.
Quando gli umani riconoscono questo controllo superiore e sfruttano le risorse della natura nella consapevolezza dell'esistenza di questo controllo superiore, le cose vanno bene. Materialmente le cose vanno come dovrebbero andare, le stagioni funzionano, tutto il pianeta va. Quando invece fanno, come si dice, i whippersnapper, i fuori di testa, allora, e cominciano a sfruttare le risorse della natura materiale, non offrendole ai Deva, non, cioè interrompendo quel legame che invece è stabilito nei Veda, è voluto da Krishna, allora la natura si ribella. Ai Deva viene detto: manda un po' più d'acqua, o manda un po' meno acqua, o fai muovere la terra così, cioè gli umani soffrono. Allora, questa consapevolezza dell'essere controllati è il primo passo nella coscienza di Dio, nella coscienza di Krishna. Il fatto di non essere indipendenti. E i Veda iniziano proprio da questo, con la sezione del Karma Kanda. Karma vuol dire lavoro, attività. Tu lavora, svolgi le attività consone alla tua natura, ognuno ha una natura diversa, non siamo tutti uguali, c'è chi ha una tendenza in un certo modo, chi in un altro. Funziona, svolgi attività in accordo alla natura che hai acquisito, al tipo di corpo che hai, eccetera. Parliamo di umani, ovviamente. Gli animali lavorano con una ristrettezza mentale molto più accentuata, loro hanno un istinto particolare e non creano karma, perché loro, lavorando per istinto, agendo per istinto, anche se un leone si mangia una gazzella, non è che dice: ah, che brutto karma che c'hai, leone. No, lui non può farsi due mozzarelle, perché le mozzarelle, a parte che non le trova in Africa, ma deve mangiare quello che deve mangiare, le gazzelle o gli ippopotami o quello che mangia. L'umano invece, con la sua discriminazione, può agire e può decidere di agire nella consapevolezza appunto del controllo superiore, dell'esistenza del controllo superiore. E i Veda sono il libretto di istruzioni per capire quello che il controllore supremo vuole che tu umano faccia nella relazione che stabilisci con la natura materiale. Per cui prendi la sezione del Karma Kanda e il Karma Kanda dice: ok, in accordo alla tua natura funziona, lavora, crei dei frutti, giusto? Allora, quando produci qualcosa, crei dei frutti, offrili. Offri anche l'attività stessa, se puoi, offri l'attività stessa, quello che stai facendo, l'expertise, la perizia che hai in un particolare campo, offrila. Non bearti, non bearti delle capacità che hai, ma pensa che questo è anche dovuto a una gentile concessione da parte di Krishna attraverso i suoi rappresentanti, i Deva. Per cui non eccedere in autostima, offri a Krishna, ringrazia Krishna per la perizia, le capacità che hai, sensoriali, mentali, intellettuali, e quando crei dei frutti, quando generi dei frutti, offrili ai Deva, perché qui si parla di sacrifici ai Deva. Offrili ai Deva, almeno offrili ai Deva. Meglio se li offri a Krishna, meglio se li offri a Krishna, perché se li offri a Krishna direttamente ti stai rendendo conto che il vero controllo viene esercitato da lui. Che il controllore supremo, l'Ishvara Parama, è lui, e gli altri sono solo dei ministri deputati a svolgere delle mansioni. Meglio se lo offre Krishna, ma almeno offrilo ai Deva, almeno non, e questo è il significato del verso, non godertele le cose senza alcuna riconoscenza, alcun riconoscimento dell'intervento da parte di enti superiori.
non godertele, perché altrimenti questo è peccato. Peccato uguale egoismo, uguale grettezza, uguale ignoranza, inconsapevolezza della presenza di una meravigliosa, quella che Srila Bhaktivinoda chiamava questo meraviglioso meccanismo della natura materiale con i Deva e con a capo Krishna. Cioè, questo è peccato. Il peccato non è da intendere come tu non sei del mio credo, sei un infedele di qua o sei un infedele di là, Hare Krishna. Non è da intendere in questo senso, è da intendere come la mancanza di coscienza, l'incoscienza dell'umano che utilizza le risorse della natura spavaldamente e senza alcuna umiltà e senza alcuna riconoscenza. Karma Kanda significa è l'inizio proprio, comincia a fare sacrifici. Se poi, facendo questi sacrifici, cominci a capire, e questo è quello che dice Srila Prabhupada nella spiegazione, cominci a capire che sì, io sacrifico ai Deva, a Indra, a Chandra, a Surya, ma chi è alla fine il controllore supremo? Oh, Krishna. Allora forse posso offrire direttamente con uno spirito trascendente o trascendentale, offrire a Krishna, offrire a Vishnu. Allora non è più karma kanda, ma si chiama karma yoga. Vuol dire che quell'attività che svolgi ti unisce al Supremo. Karma kanda vuol dire che sei ligio alle scritture vediche, quelle che parlano del sacrificare ai Deva, fai il tuo dovere, non fai l'egoistone, va bene, vai avanti. Karma yoga significa che comincia a esserci un legame con Vishnu, con Krishna. Per cui è un passo avanti, un passo avanti. E quando una persona si impegna in tal modo, avanza spiritualmente. Avanza perché Krishna reciproca, Vishnu reciproca. E in questo modo la persona cosa le succede? Cosa succede alla persona che comincia a sacrificarsi o ai Deva, o meglio ancora ai Deva, ma con l'idea di soddisfare Vishnu o a Vishnu? Comincia a capire, ma che sto facendo? Io sto agendo, lavoro come un mulo, come un cane, prima lavoravo come un mulo, come un quello che vogliamo, va bene, e per andare a soddisfare i miei sensi. Mi rendo conto che poi alla fine tutto questo deve essere offerto. Per quanto tempo potrò andare avanti a fare questa attività, questo lavoro, e quanto potrò anche religiosamente, dopo aver offerto, gratificare i miei sensi? Per quanto potrà andare avanti questa storia? Allora comincia a capire che ci dovrebbero essere degli interessi superiori, che non è solo che il meccanismo deve funzionare bene, che io sacrifico e le cose poi mi vengono restituite, le benedizioni dei Deva, le benedizioni anche di Vishnu. Il fine non è mantenere una situazione fausta e gradevole in questo mondo. C'è qualcosa di più, perché comunque io mi organizzi, le cose finiscono, in questa vita finiscono. Allora alcuni cominciano a pensare, ma non c'è un modo di vivere un po' più a lungo che questi 100 anni magari, cioè queste decine d'anni che il corpo campa, e quanti poi di questi anni in buona salute, quanti di questi, cioè non c'è qualcosa di più. Allora cominciano a pensare, ma perché non vado con i Deva anch'io e potrei elevarmi e avere una durata di vita superiore. I Deva vivono migliaia e migliaia, decine di migliaia di anni secondo i nostri calcoli, non invecchiano, non c'è l'ASL nei pianeti superiori, non c'è niente, tutto c'è, non invecchiano, hanno un figlio solo un anno prima di lasciare quella posizione, per cui non c'hanno neanche il problema dei figli, ce l'hanno alla fine, per l'ultimo anno, godono, si possono intossicare, e non hanno effetti collaterali.
Somarasa, altro che cocaina, altro che tutta questa roba qua dove poi ti devono portare a una clinica svizzera a farti lavaggio del sangue. Puoi tranquillamente intossicarti e ti fa bene. Pensa un po', l'intossicazione ti fa bene, la somarasa, che è questo nettare di vino, ti fa stare meglio. Allora c'è pensare, ma perché non vado lì? Per buona compagnia, nello spirito del karma yoga, seguendo i principi vedici, con la compagnia dei brahmana, dei vaishnava, comincia a capire però anche, magari gli arriva anche una Bhagavad Gita, comincia a capire che sì, però vado nei pianeti superiori, non sto più qui a tirare il carretto come un mulo, con un corpo grossolano sul pianeta Terra, però anche se andassi lì, quanto potrei rimanere? Quanto ci rimango? Finisce anche quella cosa lì, e se quando finirà sarà un problema, perché poi devo, patanti adon, adrita yusma dangre, devo ricadere giù, devo ritornare magari in un'altra vita umana, a ripartire di nuovo, e comincia perciò a cercare una soluzione radicale al problema dell'esistenza. Allora passa sul piano della conoscenza e diventa un jnana, un jnani, jnana yogi. Jnana yogi se connette a Krishna, poi che ci sono anche quelli che vanno, si stufano di tirare il carretto, come abbiamo detto, diventano dei jnani, ma sono nel jnana kanda, cioè gli interessa soltanto finirla con l'esistenza materiale, non parlatemi di Dio, non parlatemi di servitù, di rasa, di eterno amore, io voglio sapere niente, voglio entrare nella luce chiara, se uno è buddista, cioè Nirvana Vilambutani, cioè Bardo Todol, che più ne ha più ne metta, voglio buttarmi lì, farmi un bel tuffo là dentro e chi si è visto, si è visto, cioè voglio vedere più nessuno, basta, cioè esisto eternamente, mi va bene così. Quel traguardo è un traguardo anch'esso precario, se quello, allora quando uno raggiungesse, perché è molto difficile raggiungerlo, perché l'anima ha intrinsecamente bisogno di amare ed essere amata, per cui quando si liberasse dalla esistenza materiale, entrasse in quella condizione, che fa? Deve tornare giù. Per cui chi capisce questo, però sta sviluppando questa conoscenza e dice sì, alla fine la soluzione radicale non è quella di andare nell'impersonalismo, nel Brahmajyoti, ma tornare a Vishnu, diventa un jnana yogi. Cioè, è uno che ha progredito. Prima tirava il carretto, poi tira il carretto e offre quello che c'è sul carretto ai Deva, poi tira il carretto e offre quello che c'è sul carretto a Vishnu, poi capisce che non vale la pena andare ai pianeti superiori, tirando il carretto, che non è, può essere quello il fine. Poi capisce che deve liberarsi dall'esistenza materiale, capisce che non deve andare nell'aspetto impersonale, capisce che deve tornare da Krishna. Diventa un Bhakta. Vasudeva Sarvamiti Samatma Sudeva. Quel jnani lì diventa un devoto. Questo è l'iter che uno faceva nella cultura vedica, quando c'era la civiltà vedica, quando la vita era, quando i Veda erano onnipervadenti, quando c'erano Brahmana qualificati. Qui oggi i peggio dei peggio sono i Brahmana, quelli che nascono in famiglie brahminiche in India, esperienza personale, cioè si dice proprio che in Kali Yuga i peggio dei peggio nascono in famiglie brahminiche. Io ricordo che a Calcutta conoscevo uno Sharma, di una delle migliori famiglie brahminiche dell'India, era trustee del macello più grande dell'India, che era vicino a Calcutta, macello di mucche, trustee e fiduciario, era socio, probabilmente, diciamo così, sì, perché era una sorta di fondazione ammazza la mucca, cioè, ed è uno delle migliori famiglie brahminiche indiane. Allora, senza, poi ci sono persone migliori e peggiori ovunque, non è che adesso appena uno vede un brahmana gli tira un sasso perché è quello che è. Ma una volta i brahmana erano brahmana, i brahmana, pandit, vaishnava, cioè stando nella loro compagnia uno progrediva, anche se era
un karma kandi, progrediva fino a diventare un ghiani, fino a diventare un bhakta. C'era questo progresso nell'ambito della civiltà vedica. Adesso non c'è più la civiltà vedica, siamo in Kali Yuga, qui non ci sono i karmi. Ogni tanto si chiama karmi qualcuno che lavora, un lavoratore è un karmi, sì, in quel senso lì, ma nella fattispecie siamo tutti vikarmi, perché lavoriamo per produrre cosa? Lavoriamo secondo i dettami del karma kanda, dei Veda. A che? A lavorare, qui si lavora per produrre, per sfruttare la materia, la natura al più possibile. Io pensavo, adesso forse non lo fanno più, ma pensavo che la Borletti facesse solo le macchine da cucire, però ho sentito che faceva le mine anti-uomo, Borletti scoppi perfetti, ho visto un articolo una volta, Borletti scoppi perfetti, ha fatto 1 milione di mine anti-uomo, poi l'hanno chiusa la fabbrica un po' di anni fa, ma qui non è karma, quello lì è vikarma, cioè è ugra karma, sono attività terribili, non è più possibile fare il bravo karmi, fare i sacrifici, offrire i sacrifici ai Deva o a Vishnu e poi gradualmente progredire, cioè non è più possibile, non abbiamo poi diventare un ghiani, ma cioè, qui è talmente disturbata la situazione in quest'era che tutto ciò è veramente una descrizione di una situazione passata, di un'era passata. Qualcosa rimane, uno deve agire, produce un frutto, lo offre a Krishna, sicuramente, non parlo di un frutto proprio, una mela, un frutto del proprio lavoro, produce dei risultati, li offre a Krishna, il principio rimane, sussiste, ma non è più nell'ambito dei sacrifici vedici svolti proprio come si doveva, con tutti i crismi, come si doveva fare, non è più possibile, non è più possibile che uno faccia il ghiani, uno si dice io è un pensatore lì, come chi è Sartre, cioè magna lumache, ostriche e champagne e si mette a fare il nichilista, quello non è un pensatore, è un frustrato, per quanto possa essere stato Hare Krishna dal punto di vista del funzionamento degli spaghetti grigi, più esperto, più bravo, più esperto chissà quante volte di chiunque di noi, ma se il risultato è poi mi sparo, mi sparo un colpo di pistola, cioè c'è qualcosa che non va, non si può essere ghiani. E che dire di yogi? Cioè uno che si mette lì, yama, niyama, pranayama, cioè uno va a fare yoga, dove vado a fare yoga? No, va a fare ginnastica, non vai a fare yoga. Che fa, yoga o kung fu? Infatti molte volte c'è scritto Kung Fu, Tai Chi, Yoga, capito? Che sono pratiche, perché non puoi fare veramente yoga. Già solo Yama Niyama, prima di fare la sana, devi fare Yama Niyama. Vuol dire che ci sono cose che devi fare e cose che non devi fare. E le cose che non devi fare sono tante, cioè non sono poche, anche le cose che devi fare. Prima di sederti, perché una volta che ti siedi poi non alzi più. Cioè ti siedi e stai lì e devi con una pelle di cervo o di tigre in una foresta, qui potresti, che ne so, una pelle di cinghiale, puoi trovare che, però dico vai, dove vai? Al parco del Treia, ti butti dentro lì, ti siedi e non, cioè chiamano o la neurodeliri, se esiste ancora, o chiamano la forestale, ti portano via. Cioè, non puoi farlo. E quanto resisti? Quanto resisti? Quanto resisti? 2-3 giorni senza, cioè, nutrendoti di foglie. Ma come? Vai in giro, vai subito a cercare, ma c'è un po' di crescione, un po' di... Cioè, cominci, non puoi fare lo yogi come fermando il respiro, kumbhaka, non è più possibile, non abbiamo il corpo, non abbiamo la concentrazione. Manda su, manda matayo, manda bhagya upadruta, è detto nel Bhagavata. In Kali Yuga è una bella disgrazia, cioè prende un corpo materiale, perché il corpo materiale è mezzo disastro. Allora, questo progresso graduale in Kali Yuga non è possibile. Allora cosa fare? Che possibilità abbiamo?
gentilmente in questa particolare Kali Yuga Chaitanya Mahaprabhu è venuto e ha dato la possibilità di questo, gli effetti speciali quando ha detto Chaitanya Mahaprabhu ha dato la possibilità di prendere, come si dice, di non fare le scale karma kanda, karma yoga, jnana, cioè, ma di prendere l'ascensore, ne parlavamo stamattina. Prendere l'ascensore. L'ascensore vuol dire entra direttamente dal piano terra o sottoterra, come siamo messi, l'ascensore della devozione. Invece di purificare il tuo cuore e sviluppare l'inclinazione a servire Dio e liberarti dall'invidia di Dio, dal senso di competizione nei suoi confronti, dal desiderio di cancellarlo dall'esistenza per avere un po' di pace, tranquillità e di privacy con questo Dio sempre, capito? Perché siamo tutti qui per questo, a cercare un'esistenza senza Krishna per avere un po' di privacy e farci i fatti nostri. Invece che eliminare questa tendenza gradualmente, ti viene data la possibilità di prendere una decisione radicale nella vita e dire provo a ritornare, tento di ritornare ad amarti, Krishna. Allora, cosa non semplice, perché a far finta di amare qualcuno sono buoni tutti, sono bravi tutti. Amare un po' per qualche tempo, per provare, sono bravi tutti, cioè proviamo, cioè, ma a sostituire, a rimpiazzare, sostituire completamente il desiderio di essere il centro dell'amore proprio di se stessi e degli altri con quello che pensiamo sia qualcun altro, Krishna, quella non è una cosa semplice. Mettere veramente Krishna al centro della vita, preoccuparsi per la sua soddisfazione, per la sua gratificazione, per la sua felicità, arrivando al punto di non pensare più alla propria, che è sintomatologicamente il vero amore, perché il vero amore è quando non pensi veramente all'altra persona e non a te stesso, ci vuole un po'. Non è facile, però Chaitanya Mahaprabhu, Krishna l'ha reso molto semplice. Ha detto, cerca di capire che non hai molte alternative. Se vuoi continuare nella tua società, nel tuo enterprise, come dice, nella tua impresa individuale, essere felice in questo mondo, essendo nato in quest'era, fai una brutta fine. Generalmente in quest'era la gente rinasce nelle specie animali, per quello che mangiano, per come si accoppiano, per tante ragioni. Se uno vive da animale, rinascerà nelle specie animali, perché starà meglio, avrà meno problemi di coscienza, vive in una specie animale, felice, si accoppia come gli pare, certo, problemi ce ne saranno, però non avrà i problemi di coscienza di un umano. Questa è la condizione. Allora, generalmente questo è il destino delle persone, per cui Chaitanya Mahaprabhu dice non hai un granché di alternative, per favore, anche se il servirmi o l'amarmi è diventata una cosa, è lontana dalla tua coscienza, prova ad amarmi perché io ti amo, perché io non ti chiedo niente se non di stabilire una relazione d'amore con me. Questo è il messaggio di Chaitanya Mahaprabhu. Anarpita Charin Chirat Karunayava Pirnakala. Questo è Krishna che entra nello stato d'animo della forma completa del suo amore, che è Radharani, e in quello stato d'animo, in quella condizione, si avvicina alle anime.
dice, per favore, non fa niente quello che è accaduto da parte nostra, non da parte sua, per, può darsi anche milioni di vite, non fa niente, avvicinati, io mi protendo, io verso te. E allora, questo è il messaggio di Chaitanya Mahaprabhu, è come entrare nell'ascensore. Uno non deve farsi tutte quelle scale. Se entra nell'ascensore e non si ferma, non ferma l'ascensore a uno dei piani, ma rimane, quell'amore che Krishna ha per lui o per lei, l'anima, quell'amore che Krishna ha per lei, che Krishna Chaitanya ha per lei, scioglie e fa scomparire tutte le esitazioni, le renitenze che albergano nel cuore. Cioè, diventa talmente accattivante la situazione e coinvolgente, funziona così in quest'era. Devi lanciarti nel movimento del Sankirtan. Devi entrare in questo stato d'animo e lasciarti coinvolgere, cantare Hare Krishna, prendere Krishna Prasadam, se svolgi un'attività offri o le capacità che hai o i frutti nella misura in cui puoi a Krishna, ma devi veramente lasciarti coinvolgere, nella consapevolezza che la vita è molto breve in Kali Yuga. Ogni tanto Srila Prabhupada faceva questa... cioè, proprio portava le persone su un altro piano, ricordo. Una volta in una lezione, mi sembra a Vrindavana, a guardare una volta, ho detto, dai almeno una vita a Krishna. Ho detto, dai almeno una vita. Poi vedi, sai, come quando incontri qualcuno, dammi 5 minuti del tuo tempo, dai, dammi un, non lo so. Dai una vita a Krishna, dai. Almeno, non ti chiede molto altro. Cioè, come per dire... Ma sai quante vite sei stato qua dentro? Questa vita dura poco in Kali Yuga, è una miseria, perché è sempre più piena di ansie, non andiamo a parlare dei fatti di cronaca, che se ne parla anche troppo, cioè è sempre piena di ansie, cioè allora dai una vita a Krishna e poi risolvi, così, semplice, dai una vita e risolvi, Hare Krishna. Allora, questo è lo stato d'animo che Chaitanya Mahaprabhu cerca di evocare nelle anime condizionate in quest'era. Ed è una grande opportunità, perché poi gradualmente tutte le realizzazioni che avrebbe un karmi, un ghiani, quelle vengono. Uno si rende conto sempre di più di come sta vivendo Jantra Rudani, sta vivendo dentro la macchina corporea, che non è lui, e che si muove... come si muove, misticamente, controllata da forze superiori, anche se non vedo i legami digitali, elettronici che passano per muovere, però si rende conto sempre più di questo, si rende conto che il corpo è differente da se stesso, anche la mente, il nome materiale, l'intelligenza materiale, questi involucri dell'anima, e sente sempre un sempre maggiore trasporto per Krishna, sente che Krishna lo ama al di là, come si dice, notwithstanding, a prescindere dal corpo, grazie, chi è stato che mi ha dato questa, grazie. A prescindere dall'identificazione che hai con il tuo corpo. Non dice, tu fetente, che ti vuoi un corpo materiale per godere, che sei teso, hai i tuoi sensi, non interessa niente. Cioè, vede che fai uno sforzo per tornare ad amarlo, solo lo sforzo di entrare nell'ascensore alla fine, perché è quello lo sforzo, perché poi tu entri nel canto dell'Hare Krishna Mantra, l'ascensore è l'Hare Krishna Mantra, il Prasadam, la compagnia dei devoti, gli Shastra, non è un ascensore Otis, capito? È quell'ascensore. Cioè, se entri in questo, fai solo l'unico sforzo che devi fare, poi cantare Hare Krishna diventa una esigenza, una necessità.
perché lo senti che ti accompagna, è Krishna che ti accompagna nella vita, che ti sostiene, che il prasadam è il cibo che ti purifica, che non stai sfruttando la natura per la tua soddisfazione, le attività che svolgi offrendole a Krishna in una misura o maniera o nell'altra, non ti vincolano più, non vedi che il tuo desiderio di gratificarti i sensi scema, cioè diminuisce, non vedi una gran prospettiva nella felicità materiale, cominci proprio a dire no, qui se vado in quella direzione, diventa sempre più chiaro, invece ti senti sempre più soddisfatto, tu senti sempre più soddisfatto dall'impegno in servizio devozionale, cioè nell'incremento della relazione con Krishna, nell'incrementarsi della relazione con Krishna. Questo viene naturalmente. Poi ti vengono un po' di paure, oh ma Dio se diventa, mi ricordo, agli inizi si impegnava in servizio devozionale, mi ricordo una devota mi ha detto, cioè, ma non è che qui ci stiamo purificando un po' troppo, mi ha detto, cioè, non è che qui, cioè, che siamo un po', cioè, oh, mia moglie, ha detto, ma qui siamo purificati, non è che qui Krishna dice sono pronti, ci porta via su, tranquilla, vedrà quando vorrà, quando sarà il momento, ci porta via. Cioè, nel senso, e poi non necessariamente uno deve lasciare il corpo per essere, diventare un puro devoto di Krishna, incontaminato addirittura, è raro, ma insomma, Jivanmukta Sarucate. Però, questo è il punto, uno potrà avere questo tipo di problemi, ma meglio avere un problema così, che un problema invece di, oddio, che campo a fare, cosa, chi è? Quello è il mio nemico, devo il corpo mi diventa sempre più un nemico, invece che un sostegno, che uno strumento a me servito e fedele. E così, e si rende conto che la vita diventa, cioè, piena di sgomento, piena di ansia, solo ansia. Alla fine uno nella vita, allora tutta la vita, se non ha costruito qualcosa per la prossima vita, e particolarmente insomma ha costruito qualcosa nella relazione con Krishna, non ha messo nulla da parte, muore nell'ansia, nella frustrazione, nella desolazione. Allora, questo evitiamolo. Diamo una vita a Krishna, come diceva Srila Prabhupada, diamo una vita a Krishna, non è un problema. Hare Krishna, bravo. Devo andare a impegni è un bravo medico. E, allora, questo è un po' il punto. Poi qui siamo agli inizi della Bhagavad Gita. Krishna farà tutto un escurso sui diversi Karma Kanda, Dhyana Yoga, Ekama Yoga, Dhyana Yoga, Astanga Yoga, nel sesto Dhyana Yoga, nel sesto capitolo, poi andrà avanti, Bhakti Yoga, e alla fine, insomma, dirà Man Manabhava, alla fine dirà Sarva Dharman Parityaja. Tutto quello che ti ho spiegato, molla tutto, gli dice alla fine d'Arjuna. Perché questo è il messaggio della Bhagavad Gita. Sarva dharmam parityajam amekam saranam vrajam. Ti ho spiegato un sacco di roba. Lascia tutto, arrenditi a me e basta. Ci penso io. Alla fine, lui nella Bhagavad Gita dice questo. Sarva dharmam parityajam amekam saranam vrajam. Antuam sarva parabhya. Ti libero io da tutti i problemi, ma non preoccuparti. E alla fine è questo quello che dice. E Chaitanya Mahaprabhu viene anche a fare un passo ulteriore, a dire, ok, non ti vuoi arrendere? Beh, mi va bene lo stesso. Basta che saresti così gentile da accettarmi nella forma del Mahamantra, da accettarmi nella forma di Prasadam, saresti così gentile da
da provare a ristabilire la relazione che hai con me. Questo è Chaitanya Mahaprabhu, anche più in là di Krishna, perché lui è nello stato d'animo di Radharani. Qui è una grande opportunità. Non stiamo a vedere, cioè, non è necessario uno studio sociologico, sociologia o psicologia della religione, quanti siete, com'è l'evoluzione del movimento di Chaitanya Netha, tipo, cioè, Prabhupada ha detto, se vendi diamanti, quanti li comprano? Quanti possono permettersi? Pochi. Allora, questi sono diamanti. Questa comprensione delle parole di Krishna, la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu, Anarpita Charinchira, questo suo estendersi verso le anime di questa, questi sono diamanti. Non ci vogliono gli euro, o i dollari, o le sterline, o gli shekel per comprarli, o quello che sia. Ci vuole soltanto una moneta, che è quella di un po' di fede, di un po' di dare un po' di fiducia a Chaitanya Mahaprabhu. Dire grazie, un po' di riconoscenza e fiducia e tentare. Poi se uno tenta, state tranquilli che difficilmente si libera di Krishna, di Chaitanya Nityananda, di Krishna, di Radharani, difficilmente, perché è un'esperienza di una natura talmente diversa da quelle che uno ha fatto ed è talmente naturale per l'anima, per noi, per gli individui spirituali che siamo, è che allontanarsene ci vuole veramente uno sforzo. E uno lo fa con grande rammarico. E comunque, quando anche si allontanasse, quello che ha stabilito con Krishna è eterno. Krishna si ricorderà anche di pochi minuti, pochi secondi, pochi attimi anche. E questo può significare che in questa vita stessa uno venga aiutato. C'era un poveraccio a New York, come si chiamano, i bums, quelli che vivono in mezzo, i clochard, si vivono in mezzo alla strada, no? E una volta un devoto la mattina stava cantando a New York, la mattina presto, i devoti andavano fuori a cantare i giri, con la Japamala, e ce n'era di tutti. Traidas mi ha detto che una volta ha visto uno scatolone che si muoveva, cioè, mentre lo seguiva con due buchi, c'era uno dentro alle 4 di mattina, alle 5 di mattina. Allora, un devoto è uscito a cantare i giri, non era Traidas, era un altro devoto, e a un certo punto passava, c'erano tutti questi stesi che dormivano, a un certo punto si è alzato una coperta, ha sentito Hare Krishna, Hare Krishna, e ha visto una mano uscire con una bead bag, no? Una japamala, così lercia, ha detto, così sporca, che ha detto, mai visto niente in vita mia, non l'aveva lavata per 20 anni, non lo so, quello che, cioè era proprio, e questo stava sotto la coperta, lui si è fermato, sai, alle 5 di mattina vedi un bomb che tira fuori una coperta, alza la coperta e tira fuori una mano con questo sacchetto lurido proprio, e con la mano detto, e lui dice, Hare Krishna, Hare Krishna, ha detto, io canto 16 giri al giorno, ha detto, come canti 16 giri al giorno, ha detto sì, perché una volta ho visto Prabhupada, aveva visto Prabhupada al 26 Second Avenue, quando proprio nel botteghino che Prabhupada aveva all'inizio, mi ha colpito il cuore, ha detto devi cantare, se dovete cantare 16 giri al giorno. Ha detto da quel momento io ho cantato 16 giri al giorno, non è diventato, se è preso una japamala in qualche modo e cantava sempre 16, erano 20-30 anni questo qui, questa è una cosa di 10-12 anni fa, e cantava 16 giri al giorno, steso per strada, nella vita da crociato praticamente, però ha sempre cantato. E siamo certi che Prabhupada, Krishna, hanno avuto, non se lo dimenticheranno queste due. Quando lascerà, o se avrà lasciato, perché la situazione non era facile, il corpo. Un'altra, per dire, per cui qualsiasi cosa uno fa per Krishna, la cosa gli rimane. Un'altra cosa che è successa invece a Milano,
quando era al Govinda, c'era questo devoto che si chiamava Sundara Rupa Prabhu, che stava dando, dava una lezione, ogni tanto era, era il responsabile dell'Italia al tempo, e ha dato questa lezione di Bhagavad Gita la sera, e c'era questo vecchietto dietro che è venuto, e vedevo che era molto attento, e poi alla fine della lezione mi avvicina e dice: ecco, questo è per voi, mi dà una busta. Io, beh, sai, ero stato devoto del Sankirtan, anch'io ho distribuito i libri, poi ho detto: questo mi sembra Lakshmi, ho detto, questo mi sembra una busta di denaro. Ho detto: posso aprirla? Ha detto sì. L'ho aperta, questo qui era, c'erano 12 milioni dentro. Allora ho chiesto: ma lei che attività svolge? Ha detto: sono un cartonista. Allora, cartoonist in inglese vuol dire quelli che fanno... Io ho detto: ma cosa fa? È in una dipinge? Ha detto: no, io raccolgo i cartoni per strada. Mi ha detto: proprio faccio il cartonista, nel senso che vado in giro, raccolgo i cartoni. E aveva un affarino piccolo piccolo, un'ape, quelli lì, con tutti, con tutti questi cartoni. Era venuto già qualche volta, sentito questa lezione, è rimasto toccato e veniva, era molto anziano. E ho capito che lui mi ha dato tutti i suoi risparmi, tutto quello che aveva. E dopo poco ho saputo da quello che di fronte a noi, quello che ci vedevano due, poco dopo ha lasciato il corpo. Questo non significa che chiunque dia una donazione dopo Krishna gli fa lasciare il corpo, come dice. Però era anziano parecchio, e andare in giro a raccogliere questi cartoni forse non era... E questa persona ha dato tutto quello che aveva. Si dice che Krishna guarda più quello che tiene indietro che quello che dai. Questa persona ha dato veramente tutto, è rimasto, si è visto toccato da questa lezione, che sulla Bhagavad Gita, dalle parole, e ha dato tutto se stesso. Quella è una persona che o Krishna sarebbe portata direttamente indietro, o l'ha fatta rinascere con Brahma da qualche parte, insomma, nei quartieri alti dell'universo, e comunque nella compagnia dei devoti. Per cui qualsiasi cosa uno faccia per Krishna, poi questi sono casi, diciamo, eccezionali, ma qualsiasi cosa uno faccia per Krishna, Krishna non la dimentica. Proprio come un padre, se anche un figlio è un lazzarone, un delinquente, uno scavezzacollo, come dice in inglese, un whippersnapper, proprio un fuori di testa, una madre, un padre, se fa anche una piccola cosa con affetto per loro, non se la possono dimenticare. Cioè, è troppo, il legame è troppo forte perché lo possano dimenticare. E questo è il servizio devozionale. Fai una cosa per amore per Krishna, prova ad amare Krishna, non se lo dimentica mai, proprio non se lo dimenticherà mai, e in qualsiasi circostanza Krishna aiuterà. Questo è il messaggio della Bhagavad Gita. Ma Sucia, non preoccuparti, ci sono io, dice così alla fine. Bene, Hare Krishna, grazie per l'attenzione, Hare Krishna, e adesso se c'è qualche domanda, forse mi sono dilungato un po' troppo, no? Beh, insomma, cioè, se c'è qualche domanda o commento... Una domanda. Sì. Ah, con il microfono? Perché via per l'internet, ok. Allora, Krishna cita, secondo quanto noi ci allontaniamo e quanto ci avviciniamo, cioè, è la stessa cosa. Se, allora, in primis Krishna ci dà, se uno fa un passo verso Krishna, Krishna ne fa 10 verso di noi, perché veramente se pensiamo come sono messe le nostre menti in Kali Yuga, Krishna è così gentile da estendersi già. Certo che se poi uno si allontana e Krishna ti viene appresso, e uno si riallontana e Krishna ti viene appresso, poi alla fine dice: oh, cioè, che facciamo? Giochiamo a nascondino. Cioè, Krishna dice: Yeyatamam prapadyante tam stataiva bhajami aham mamavatmanuar tante manusha parta sarasa. Io reciproco, mi accordo, ecco, alla disposizione, all'atteggiamento interiore che uno ha a disposizione d'animo, che ha nei miei confronti. Per cui Krishna, se uno
si avvicina, cerca anche timidamente di avvicinarsi, Krishna immediatamente si fa sentire. Se uno si allontana, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, che viene un po' appresso, gli acciari, se uno si allontana ancora, poi a un certo punto dicono, vabbè, quando ti sei deciso, capito, siamo qui. Alla fine non è che possono correrti appresso per sempre. Non siamo noi che dobbiamo mettere alla prova Krishna o Chaitanya Mahaprabhu, cioè loro già si sono estesi nei nostri confronti. Noi capiamo, io voglio vedere se proprio mi vuoi dare la tua misericordia, capito? Già è stato dimostrato questo, uno lo sa nel cuore, per cui meglio sarebbe se che si avvicinasse, cercasse almeno di avvicinarsi sempre più. Una cosa che è successa di recente, abbiamo un ragazzo russo che però è tanti anni che vive in Italia con la madre, quindi da quando aveva 7 anni, 10 anni, quanto aveva? Adesso ha 20 anni, è un devoto nel tempio, la madre era russa ortodossa, mio figlio è diventato una ricca, cioè era per lei così, era proprio, era San Pancrazio, non so chi hanno lì, che tirava fulmini dal cielo, chi hanno lì in Russia di santi ortodossi, io dico Cirillo, chi è quello? Allora, San Cirillo, tirava di tutti i colori. E così, era negativa, diciamo. Poi a un certo punto, un giorno, il figlio aveva avuto dei problemi o delle cose, donna ancora abbastanza giovane, a 45 anni così, il figlio ha detto, ma perché non canti ancora Krishna? Allora, questo vuol dire quanto Krishna è pronto, gentile e disponibile. E ha detto, vabbè, dai, credo che fosse in macchina, vabbè, si è messa a cantare Hare Krishna, Hare Krishna, per questo figlio mi ha fatto una testa così, fammi canto Hare Krishna. Vabbè. Il giorno dopo, non so dove erano andati, una cosa recente, è arrivato dal figlio e ha detto, è successa una cosa incredibile, non riuscivo a smettere di cantare, e mi è apparso, Krishna ha detto, mi sentivo, mi batteva il cuore, mi sono rizzati i peli peli, non so, forse non si è depilata, non lo so com'era, però cioè, sono rizzati i peli sul corpo, quello che sia, cioè ho sentito veramente, e adesso è da super ortodossa così, e poi va bene, non è che deve cambiare religione, ma il punto è la coscienza di Krishna è una scienza, cioè è il rapporto con Krishna, al di là di ogni credo, etnia, eccetera, eccetera. Allora, adesso ha un trasporto incredibile per Krishna, non riesce, ha avuto un'esperienza tale che dal punto di vista emotivo che si è quasi impaurita per questo. E adesso è diventata una devota. E nessuno se lo sarebbe aspettato. Veniva al tempio, guardava i devoti così, per dire, diciamo, San Cirillo, proteggimi, o quello non so, chiunque fosse il santo che pregava, li vedeva proprio come chissà che cosa. Krishna aveva toccato il cuore. Si vede che quello sforzo che ha fatto proprio per amore per il figlio magari, chi lo sa. Krishna si è esteso immediatamente. Ok, c'è qualcuno che ha un'altra domanda? O qualche... andiamo a prendere Prasada. C'è una domanda da internet. Sì, e l'internet ti corrisponderebbe a? Allora, c'è Elisa dalla Sardegna. E non... Hare Krishna. Elisa da Carbonia, è la versione. Vabbè, Carbonia Iglesias. Sì. Adesso stato. Allora, Hare Krishna, i miei umili e sinceri omaggi a sua grazia, ma lo servite proprio. Grazie, Hare Krishna. Jai Prabhupada. Certo. La mia domanda è, quanto è importante avere una buona associazione nella vita di ogni devoto per mantenersi sempre in buona coscienza di Krishna? Si può discriminare tra associazione e associazione tra devoti o si commettono offese e quindi non si dovrebbe fare?
grazie infinite, no, Hare Krishna. Non ho capito l'ultima cosa, si può discriminare tra associazione e associazione tra devoti? Sì, o si commettono offese se si discrimina, dice lei. Non si dovrebbe discriminare, o si può discriminare con chi associarsi? Direi, perché se vai all'associazione pescatori di Frodo, a Quarto Sant'Elena, non so se hanno l'associazione... Cioè, quell'associazione lì ovviamente non fa bene. Associazione, la compagnia delle persone sante, Sadhu Sangha, significa quasi per osmosi, c'è proprio un termine, Europa Siddha, ma uno si impregna di interesse per Krishna. Si interessa a Krishna. Se vai con persone che si interessano al sesso, droga e rock and roll, per quanto tu voglia stare con loro e rimanere cosciente di Krishna, i loro interessi in qualche modo penetreranno nel tuo cuore, specialmente se tu sei ancora in una situazione di indecisione o parziale decisione. Cioè, mai pensare, ho fatto la scelta di essere devoto, vado, in, non lo so, in, scusa, per, passatemi la cosa, vado in un bordello di Amburgo, tanto ho deciso di essere devoto, per cui sono impermeabile, inossidabile e impenetrabile. Non esiste, un devoto, questa è una forma di presunzione, un devoto non, a parte che, vabbè, chi potrebbe avere un interesse, però per dire, cioè, uno non può avere quella presunzione lì di pensare, essendo devoto, Krishna deve proteggermi, sono inattaccabile, ormai fatta la scelta. Assolutamente. Lo stato d'animo è quello Trinadapi Sunicena, Tararapi Saishnana, Manina Manavina, Kirtania, Sabeka. Quello è lo stato d'animo. Uno deve sentirsi sempre in una condizione di precarietà. Krishna è stato così gentile da concedermi la coscienza di Krishna. Io sono un miracolato in un certo senso. Non devo, non posso mai dare per scontato che la misericordia di Krishna sia un mio diritto acquisito. Cioè, ma devo costantemente pensare, pregare Krishna affinché questa gentile concessione, questa miracolo, misericordia miracolosa possa rimanere nel mio cuore. E affinché ciò accada, ovvio che ho bisogno di qualcuno che la pensi allo stesso modo, che viva allo stesso modo questo senso di bisogno di rifugio da parte di Krishna, di sostegno da parte di Krishna. E se sono con persone di questo genere, allora posso essere aiutato, posso essere sostenuto in un momento... di defiance, cioè qualcuno può dirmi no, ma guarda che Krishna può darmi la sua esperienza in un momento difficile, come Krishna l'ha aiutato. Questa è l'associazione, la compagnia dei devoti. Per cui se a Carbonia Iglesias, se come ricordo è un posto dove c'è anche tutte quelle, si passa per una strada, ci sono delle grosse, delle ex miniere dismesse, situazione molto particolare, se non ci sono devoti non so che attività svolgi. Certo, se hai 7 figli e un marito, un nerboruto marito sardo che ti impedisce, che ti incatena al focolare, è un altro discorso. Ma se non hai troppi condizionamenti o troppe, cerca di vivere nella compagnia dei devoti, nell'associazione dei devoti. Questo è importante. E tra i devoti cerca quelli che sono più regolarmente impegnati nella coscienza di Krishna. È la soluzione migliore. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma è essenziale. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koya, Lavamatra, Sadhu Sangha, Sarva Sibhyoya. Tutto quello che uno può desiderare lo ottiene, Sarva Siddhioya, vuol dire ogni forma di perfezione, ogni conseguimento desiderabile lo trovi attraverso il Sadhu Sangha, la compagnia dei devoti.
Ok, ci sono soltanto un po' di saluti. Saluti, grazie, altrettanto. Da Michele, da Pellestrina. Da Pellestrina? Pellestrina, Chioggia, il Veneto. Ah. E Misolotto. Ah, ok, non sapevo. Valentina, da Roma. Mauro da Roma, Antonio non so da dove, Batta Rosario che offre i suoi più rispettosi omaggi, Batta Rosario da Ragusa. Da Ragusa, però. Dice, offre i miei più rispettosi e umili omaggi a sua grazia Manuserita Ragusa, che durante il giorno non finisco mai di canticchiare le tue canzoni. Grazie per tutto. Attenzione. Quello è... non è considerato un'attività peccaminosa, però insomma è... grazie, vabbè, un po' di incoraggiamento ormai. Giampiero Darò, Simona, Claudia, Emiliano, Michela, Hare Krishna. Hare Krishna, grazie, Hare Krishna. Hare Krishna, grazie. E Lila Sukha e Braja Sundari. Lila Sukha e Braja Sundari. Lila Sukha e Braja Sundari, va bene. Ecco, per quanto concerne la musica, Krishna è stato così gentile, ha detto questo è un rocchettaro fallito, però diamogli una chance, gli facciamolo suonare un po' così. Facciamogli utilizzare questa poca e mediocre facoltà che ha acquisito. È stato gentile, veramente. È stato gentile, veramente, perché tanti anni in India vedevo tutti questi qui, sì, nell'armonium, sembrava un po' dell'esercito della salvezza, l'armonium, comunque vabbè. Cioè, allora... avevo suonato un po', sono tornato, poi c'era un devoto che aveva una bella ovation, una chitarra, ho detto me la presti, sì, e allora tanti anni, però poi me l'hanno rubata, a Gallarate, ho detto Krishna non vuole, però sono passati altri 10 anni e poi dopo ne sono comprata una con Krishna Prema e quella ce l'ho ancora e allora ho fatto qualcosa. Srila Prabhupada Kijai, Krishna è molto gentile, sta pensando a ognuno di voi adesso. Come passo la serata con ognuno di voi? Cioè, sta pensando, perché questa è la sua facoltà, come nella danza rasa e di là. Lui può stare con ognuno di noi e farci sentire che è tutto per noi, per ognuno di noi, senza... questo è questo. Lui è Dio, la persona suprema. Non deve trascurare qualcun altro per venire con te o con lui o con lei. Elisa da Carbonia Iglesias che ringrazia infinitamente e terrò molto care queste parole. Ecco. Mauro dice Hare Krishna, grazie di cuore. Antonio segue da Matera e Valentina da San Cesario. Ma saluto voi a Roma, carissimi. Grazie infinitamente per la lezione. È sempre un grande arricchirsi seguirvi. Hare Krishna. Hare Krishna. Si da preoccupare chi jai. Haribol. Ci dispiace per voi che non c'è non possiamo darvi del prasadam. Per via telematica, va bene, però è qui, questa è una delle opulenze della compagnia dei devoti, già, dell'associazione dei devoti, che ci sono alcuni che cucinano e offrono. Hare Krishna. Hare Krishna. Dai. So, grazie, non sei per la Hare Krishna. Dai, ci lo provo. Hare Krishna. Jagoranga, sì, puoi mettere Sì, infatti, tu ti vedevo a Milano. Io adesso mi muovo, ma no. Ok, Stefano, che fine ha fatto? Stefano vive in Toscana, adesso è fatto